In programma dal 20 al 26 novembre 2023 la 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival, che per la prima volta dopo 42 anni si svolgerà ad Agrigento, già designata Capitale della Cultura 2025, e che per questa occasione diviene anche la capitale mondiale del cinema sportivo. La settimana prevede proiezioni di film a tema sportivo e non, provenienti da tutto il mondo, un expo dedicato al trinomio sport e alimentazione e salute, meeting con produttori, registi e attori, il convegno sport, cinema e medicina e le cerimonie di consegna dei Paladini d'Oro 2023. Tra i premiati anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il regista Massimiliano Bruno. La conferenza stampa di presentazione tenutasi presso l'Assemblea regionale siciliana ha visto protagonisti il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il presidente del festival Roberto Oddo, il responsabile delle pubbliche relazioni Alberto Re, i rappresentanti del CONI, CIP, della FMSI Sicilia e il presidente del Movimento Italiano della Gentilezza Natalia Re. Al Premio Internazionale Cinematografico partecipano produzioni provenienti da diverse nazioni, tra queste Stati Uniti, Brasile, Qatar, Colombia, Panama, Costa Rica, Palestina, Iran, Russia e nazioni provenienti da quasi tutta l'Europa. La giuria internazionale assegnerà le statuette per il miglior film, miglior corto e lungometraggio, miglior documentario, film olimpico, paralimpico, football ed e-sport film e ancora per la miglior fotografia, sound mixing, sceneggiatura, montaggio, regia, produzione e tante altre sezioni.